Il pregio ti balza agli occhi e ti dice che c'è una grande vitalità e una grande partecipazione e c'è un'intensa vita che brulica intorno. È una cosa molto grande che io non ho mai visto, è la prima volta che vedo a Roma questo. Ho visto quella di Torino, ho visto a Francoforte, eccetera, ma questa vorrei avere il tempo di esaminarla un po' più per conto mio. Intanto sicuramente quello di cercare di avvicinare al libro, che non deve essere considerato come una roba intellettuale noiosa, pallosa dai ragazzi. Ho visto che ci sono scolaresche cose, quindi secondo me dovrebbero ancor di più cercare di uscire dallo stand. Immensa, fatta di gente che ci crede ancora, nonostante poi il mercato sia quello che è. La fiera mi piace, tanto mi fa orrore Torino, il salone fiera di Torino, per quello che rappresenta, tanto invece questa fiera, nata come una fiera diciamo piccola in scala N, in realtà dà la soddisfazione dell'andare al mercato a trovare molte cose. Una bella fiera, anche perché la piccola media editoria poi alla fine è la linfa vitale, perché i libri più come posso dire, più interessanti, più coraggiosi, sono sempre pubblicati da quella che poi tutto sommato è l'editoria indipendente. Questo contesto mi è piaciuto tantissimo, sento una sensazione di conforto, il fatto che esista un posto così dove vengono sostenuti i libri, lo slogan tra l'altro è assolutamente perfetto, perché è vero che i libri rendono liberi, aprono la testa, aprono la mente. C'è una fascia di pubblico che ha difficoltà ad andare in libreria e che non trova biblioteche, e quindi qui ha l'occasione di venire a contatto con migliaia di libri. È una cosa straordinaria. Io sono un libraro, nel senso che leggo suonando contemporaneamente. La lettura è insostituibile, e quindi bene sottrarre attenzione e dare ore alla lettura e sottrarre alla televisione, ovviamente. Non ho mai avuto nessun dubbio del fatto che non fosse gremito di gente da 5 giorni e non fosse così pieno di persone che amano la lettura, amano scoprire le case editrici, piccoli, grandi, romanzi, le nuove uscite. Non c'ho nessun dubbio. Molto bella, molto vivace, piena di piccoli, tra l'altro piena di editori, mi pare che ce ne siano molti, e questo mi fa molto piacere, perché so le grandi difficoltà, conosco le grandi difficoltà, e spero che possa crescere sempre di più questa fiera, perché è importante per il nostro paese. Si è creata qui nel Palazzo dei Congressi una grande piazza d'incontro, per cui io mi congratulo veramente con gli organizzatori che questa fiera ogni anno cresce sempre di più, e quindi è diventato uno degli appuntamenti fissi della nostra vita cittadina.
piace tanto leggere e questa poteva essere un'occasione per trovare anche delle cose un po' particolari. Ci sono anche case editrici di cui io, cioè, ammetto, non conoscevo l'esistenza, quindi comunque alla fine serve a conoscere, è stimolante. Mi piace l'atmosfera, mi piace il modo in cui gli editori si pongono, l'incontro tra domanda e offerta di cultura. Nona edizione della Fiera Più Libri Più Liberi, che aria si respira qui in fiera? Che aria si respira? Cioè, un po' attufata perché è pieno di gente, voglio dire, cioè, c'è un'aria viziata, anzi aprite e fate passare un po' di aria. No, sicuramente l'aria molto... Ma che domande? L'aria molto... L'aria molto... Sono domande qui. È un'aria molto colta perché siamo pieni lì, in mezzo ai libri, quindi è molto... Si respira quest'aria colta, veramente... ok, va bene. Poi c'è una domanda di riserva. Ragazzi, devo mettere la firma per il caffè? Vuoi caffè? Caffettino? Qual è per voi, editori, l'importanza di... Perché è venuto qui in fiera? No, aspetta, la domanda non mi piace. Ah, beh.